Grazie. Noi proseguiamo il nostro telegiornale, oltre 900 le presenze al Lingotto di Torino per la prima giornata di DroidCon, unica tappa italiana della convention dedicata al sistema operativo Android, ormai il più diffuso al mondo e che proprio qui annuncia un nuovo programma. C'era per noi Maura Fassio. Ora è ufficiale. Se gli accessi al web dal cellulare hanno superato quelli dal computer, è grazie al sistema Android che ormai ha battuto Microsoft. E Wayne Pieraski, tra i padri del sistema di Google, sceglie la platea di un Lingotto gremito di sviluppatori e fans per annunciare Android Things, il nuovo sistema operativo per yacht, Internet delle cose, quello che esce da voluminosi computer per entrare in cellulari sempre più piccoli e poi nelle auto, dove mandato in soffitta i costosi navigatori e ci permette di comunicare senza distrarci. Diventando poi l'auto stessa, quella che si guida da sola, non a caso al DroidCon organizzato dalla torinese Sinestesia non mancano case automobilistiche come Nissan Renault. C'è un'anima Android dentro i dispositivi utilizzati da Poste Italiane per tracciare le raccomandate e i guru di Uber, Bluetooth, New York Times Online e altri 60 speaker sono qui per spiegare la grande rivoluzione in atto nell'industria 4.0 quanto nella nostra cucina. Una tecnologia accusata però di rubare lavoro all'uomo. E l'evoluzione della società, questo stesso tipo di ragionamento era stato fatto nell'epoca nell'età industriale, quindi anche le macchine avrebbero, diciamo, rubato il lavoro all'uomo. Quello che capita è che l'uomo deve riuscire a crearsi, partendo da queste nuove tecnologie, delle nuove professioni. E questo è anche un po' il nostro compito di technology, cioè riuscire non a rendere schiavo l'uomo della tecnologia, ma a renderlo più libero e godersi, diciamo, la vita. DroidCon è la sintesi tra tecnologia e creatività, ma chi vuol provare a sperimentare Internet delle cose potrà farlo anche il 19-20 maggio al Talent Garden di Torino. Ok Google, sing Happy Birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you,